Bella a tutti ragazzi, qua c'è il vostro Bro che vi parla e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui su Black Ops 1 a portarvi un gameplay che secondo me merita davvero tantissimo perché è davvero molto vecchio di farlo di 4 bar... no, 3-4 anni fa, sì. E appunto è un gameplay del quale ricordo ben poco perché appunto essendo così vecchio non ho più pallida idea di come l'avessi giocato, con che specialità. Vabbè, di come l'avessi giocato sì, perché riguardandolo poi mi sono tornate in mente determinate cose. Era giocato nello spawn nemico in demolizione e su Black Ops 1 dovete sapere che lo spawn era una roba assurda, cioè i nemici proprio ti rinascevano davanti, un po' come fare spawn kill ora, però diciamo che è molto più divertente perché non stai fermo, anzi già, spawn kill ovviamente non è divertente, appunto fare questo genere di tra virgolette spawn kill secondo me è molto più divertente perché tu vai in jet, sei lì da solo che rushi su 50 persone. Su 6 persone, vabbè, che ti rinascono davanti. E ecco, anche a vederlo, secondo me deve essere un gran bel gameplay. E scusatemi se avevo il lanciagranate sulla K47, però, oh raga, vi parlo di tantissimo tempo fa. E comunque, sia con il lanciagranate farò sì e no 4-5 uccisioni, quindi su 100. Ecco, non penso che contino più di tanto. Però, perché ho detto però in questo modo? Ho fatto un verso strano. Vabbè, comunque, di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio chiedermi una cosa. Voglio chiedervi se conoscete altre community oltre a Knockout. O altri canali dove accettano gameplay perché diciamo che voglio arrivare a 1000 il prima possibile. E quindi ecco, se conoscete canali validi ovviamente, cioè nel senso non è che mi date di un canale con 200 iscritti dove magari accettano video e si fa tipo neanche un iscritto, capito? Dei canali validi o delle community valide dove potrei davvero velocizzare la mia scalata verso i 900 e successivamente verso i 1000 iscritti. Questo perché ve lo chiedo? Perché, come potete notare, non vi sto portando gameplay molto entusiasmanti perché non mi sto dedicando davvero molto alla play, come ho già detto negli ultimi tipo 15 video. E appunto mi farebbe davvero comodo mandare dei video a qualche community o a qualche canale in modo che, ecco, un aiuto mi venga fornito da terze parti, ecco, vabbè. Però, altre cose da dirvi, in realtà non ce l'ho, non mi sono preparato un commentary specifico stavolta, era quello che volevo dirvi, però ecco, siccome dura poco, tutto sommato, vi continuerò a intrattenere. Allora, come ho detto tantissime volte, Black Ops 1 è stato il mio Call of Duty preferito, per il semplice fatto che ho scoperto più o meno, appunto con Black Ops 1, che cos'era Call of Duty, cosa consisteva il multiplayer, e diciamo che le mie fondamenta le ho messe lì. Ora però è un po' difficile giocare, nel senso che le lobby sono pochi, pochi. Oh mio Cristo, riuscirò a parlare oggi? Boh. Sono davvero poche le lobby disponibili, i giocatori sono pochi e si trovano anche molti hacker lì. Ieri mi sono connesso tipo un quarto d'ora perché dovevo aspettare un mio amico. E allora ho detto, ciao, facciamo una partita così random su Black Ops. E c'era anche lì gente invisibile, gente con le hack, ecco, abbastanza brutta come cosa, anche perché questi si divertono, ma secondo me rovinano i Call of Duty, perché alla fine il lavoro che c'è dietro a Call of Duty è tantissimo. Ecco, io se voglio giocare a Call of Duty non è giusto che mi trovi in ogni partita degli hacker, anche perché, cioè, non so, io entro in una partita magari per tirare i cani, o per tirare su M3 una mob, o per tirare, cioè, per raggiungere il 30 uccisioni di fila in Black Ops 2. Ecco, gli hacker rovinano davvero molte cose, perché, cioè, a me non interessa entrare in una partita a giocare tranquillamente. Ho un canale YouTube da mandare avanti, qualche video figo lo dovrò pure caricare, no? E appunto, secondo me lo stanno rovinando in tutti i modi possibili. E spero davvero che questo fenomeno venga anche un po' preso in considerazione dai programmatori o comunque sia da chi ci sta dietro a questi server di MW2, MW3, Black Ops 2, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, ragazzi, credo che il video sia quasi finito. Perché ho gridato dicendo credo. Vabbè, ho fatto un commento di un po' alla cazzo, lo ammetto. Ma non perché non ho tempo, ma perché non lo so, mi è uscito così. E appunto ragazzi, penso che il video sia quasi finito e detto ciò vi invito a lasciare un like, un commento e spero che davvero che vi sia piaciuto. Se avete appunto delle informazioni su canali o video che accettano che canali o community che accettano video, magari oltre a Me la godo armi e Knockout, perché vabbè, le conosco anch'io, siete davvero invitati a scriverlo nei commenti, mi fareste un grandissimo favore. Comunque niente ragazzi, ci si vede al prossimo video, bella! Esco a fare un giro, torno presto, baby.